Lazio contro Juventus, in palio la Supercoppa italiana. Dopo il match di campionato di due settimane fa, oggi le squadre di Simone Inzaghi e Maurizio Sarri si incontrano nuovamente in campo neutro a Riyadh davanti a 25.000 spettatori, con in palio un trofeo che naturalmente può valere molto. Biancocelesti che confermano lo stesso 11 delle ultime tre partite consecutive, con Stracoscia in porta, Luis Felipe, Acerbi, Errato in difesa, Lazzari, Milinkovic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Lulic a centrocampo, con Correa Immobile a formare la coppia d'attacco. La Juventus con Szczęsny in porta, De Sciglio, Bonucci, Demiral e Alexandre in difesa, Betancourt, Pjanic, Matuidi a centrocampo, Dybala alle spalle della coppia formata da Higuain e Ronaldo. Tridente pesante per la Juve, coppia d'attacco tra le più prolifiche d'Europa per la Lazio. Questi i 22 giocatori che si contenderanno la Supercoppa italiana, la quarta finale di Simone Inzaghi da quando è sulla panchina biancoceleste. Un'occasione per la Lazio per provare ancora una volta a continuare a sognare. C'è a calciare ancora Lulic, fascia sinistra, prova il cross, anzi va sul fondo, si porta il pallone sul sinistro, rientra, palla sul destro, il cross sul secondo palo, attenzione ancora a Milinkovic, lì dietro Luis Alberto, rete! 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 La Lazio in vantaggio! Al 16esimo Luis Alberto! Ma che azione della Lazio con Lulic che mette a sedere De Sciglio! Serve sul secondo palo Milinkovic che rimette in mezzo il piattone, quasi un rigore in movimento di Luis Alberto. Fa 1-0! Lazio 1, Juventus 0. Pallone in profondità per Dybala, fermato ancora una volta da Leva che è onnipresente. Attenzione a questo errore in fase di palleggio. Pjanic all'indietro per Matuidi che può calciare, lascia Cristiano Ronaldo, limite del rigore, le finta, se la porta sul sinistro, calcia la parata di Stracoscia e c'è il gol di Dybala. E c'è il pareggio della Juventus con Dybala dimenticato dalla difesa bianco. Limite del rigore per Lazzari, fascia destra, uno contro uno con Alessandro. Lazzari si ferma col sinistro, palla in aria sul secondo palo! È il gol! Lulic! Lulic! Al 72esimo! Un minuto in più, ma è sempre lui! C'è una finale! Si arriva al minuto 71 e c'è un giocatore su cui si accendono i riflettori! Sedat Lulic, Lazio 2, Juventus 1, il cross di Lazzari, la sponda sul secondo palo, Lulic di prima la mette in rete, Lazio 2, Juventus 1, Sedat Lulic, Sedat Lulic! Calcio di punizione per la Lazio, adesso la posizione è identica a quella da cui ha calciato Cristiano Ronaldo qualche istante fa. Adesso calcio di punizione per la formazione biancoceleste, 93 minuti 30 secondi, è già terminato il recupero, è già finito il recupero quando si calcerà questo tiro di punizione. Cataldi sul pallone, c'è anche Milinkovic, c'è Caicedo che si allontana, c'è il calcio di punizione per la Lazio, 93 minuti 45 secondi sul cronometro, parlano Cataldi e Milinkovic, probabilmente sarà Milinkovic, Cataldi tiro, gol! Cataldi! La punizione magica! Altro che Cristiano Ronaldo! Il vero battitore ce l'abbiamo noi! Siamo più forti di tutti! Siamo i più forti di tutti! 3-1 per la Lazio, abbiamo vinto la Supercoppa, abbiamo inflitto alla Juventus il secondo 3-1 nel giro di due settimane, siamo i più forti di tutti, la Lazio vince, batte la Juventus, porta a casa la Supercoppa, ci guardate vincere pure oggi, ci guardate festeggiare pure oggi, l'alziamo ancora una volta noi, una coppa, che sia a Roma, che sia dall'altra parte del mondo, poco cambia, la Lazio batte la Juve, abbiamo vinto! Prima che battesse la punizione, questo gliela mette dentro. Ha detto la mette dentro. Cataldi 3-1. La Lazio vince la Supercoppa italiana.
come sempre, festeggiamo noi, siamo noi campioni, alziamo un altro trofeo, Lazio 3, Juventus 1. E i giocatori della Lazio in questo momento vengono premiati, al turno di Correa che prende la medaglia, poi Gioni, Leiva che ha giocato una grandissima partita, costretto a uscire soltanto per colpa di quel cartellino giallo che lo aveva in qualche modo bloccato, ma poi al suo posto è entrato Cataldi che ha segnato un gol eccezionale. Tocca a Caicedo, tocca a Bastos. Adesso è il turno di Ciro Immobile, poi c'è Marusic, Parolo, Silvio Proto, Simone Inzaghi abbraccia Cataldi, c'è il presidente Lotito che se la gode qualche centimetro più là. Adesso aspettiamo il momento più atteso, quello in cui Senad Lulic, il capitano della Lazio, l'eroe di Coppa, colui che ci ha regalato una delle coppe più belle ed emozionanti della nostra storia e che questa sera è tornato a segnare sempre allo stesso minuto, era il 71esimo nel derby, oggi era il minuto 73, poco cambia. L'importante è che Lulic ancora una volta ha scritto pagine di storia. Cataldi bacia la Supercoppa italiana, quasi a voler concretizzare quello che sembrava un sogno ma che si è trasformato in realtà. Simone Inzaghi anche oggi autore di una prestazione eccezionale sia nella preparazione sia nelle sostituzioni, si prende la medaglia d'oro, tocca anche al presidente Lotito, anche lui si prende la medaglia d'oro. Adesso Senad Lulic, il capitano della prima squadra della capitale, prende al collo la medaglia d'oro, va a raggiungere i suoi compagni, chiama a sé qualche compagno per il momento più bello, prende la Supercoppa italiana, la guarda, la bacia, la porta in mezzo al gruppo insieme a tutto il resto dei compagni, si mette al centro e l'alza al cielo. La Lazio vince la Supercoppa italiana! Ancora una volta siamo noi a trasformare in realtà i sogni degli altri! La Lazio è la supercampione di questo 2019!